più di 3 milioni e mezzo con un funnel basato sui video. Questo è il video che ti voglio mostrare oggi in questo caso studio. Ciao, io sono Michele Tampieri e sono il cofondatore di Funnel Company, società di formazione e consulenza specializzata in sistemi di funnel marketing. E ti invito ad iscriverti a questo canale per non perderti nessun video ed attivare la campanellina. Esattamente più di 3 milioni con una strategia di marketing nel settore dell'edilizia. Questo è un caso studio che trovo particolarmente interessante perché potrebbe essere di ispirazione per tanti imprenditori che operano in un settore che a livello di marketing e comunicazione direi che è a livello giurassico, quindi veramente siamo veramente indietro. Bene, che vi ispiri questo video, settore edilizia, perché potrebbe veramente fare la differenza per il vostro business. Ed è il caso studio di Protetto, che è una società che opera nel settore edile con un servizio molto innovativo che permette di eseguire la manutenzione dei tetti senza ponteggi. La cosa interessante è che l'obiettivo che si voleva raggiungere inizialmente, quindi la sfida iniziale, era quella di creare un sistema di funnel marketing, quindi questa comunicazione più innovativa che permettesse a loro di poter acquisire nuovi clienti in target pronti a pagare un prodotto già, direi, high ticket, medium ticket, che è intorno ai 5.000 euro. Non è una banalità, però vediamo quello che è stato fatto assieme al team di Mirko. Bene, la prima fase è stata quella di sviluppare un video sales letter funnel, quindi un funnel che attirasse le persone giuste, specialmente con un video, quindi come se fosse una classica comunicazione, come se qualcuno dovesse entrare nel tuo punto vendita, in questo caso nel loro ufficio, per ricevere informazioni legate al loro tipologia di prodotto o servizio. E con una sorta di landing page che catturasse i nomi, quindi le email, con una sequenza automatizzata che potesse elargire in modo automatico per ogni persona che entra una sequenza email che dura un anno. Perché un anno? Perché nel settore edile non è un settore nel quale il business è super rapido come in tanti altri settori dove vedi un prodotto o un servizio ne hai bisogno subito e lo acquisti, ma è un settore nel quale richiedi informazioni, fai preventivi, inizi la tua ricerca, inizi a chiedere diversi tipologie di contatti e poi scegli a chi affidare il tuo budget o il tuo tempo per poter iniziare a spendere questi budget nel settore edile. Quindi riuscire a gestire un singolo contatto un anno, puoi immaginare che forza ti può dare, perché ti può permettere di far sì che il tuo marketing lavora in modo automatico con una sequenza email. Bene, ora ti voglio mostrare il funnel che il team di Protetto ha sviluppato assieme a noi per poter appunto sviluppare questa strategia e questi numeri. Bene, il tutto parte da un funnel che è molto frequente per imprenditori e professionisti che devono trasformare una comunicazione di esposizione mediatica dall'online all'offline, che potrebbe essere un contatto per il proprio team commerciale, per i propri consulenti o per portarli verso un punto vendita. È composto questo funnel nel modo semplicistico da tre pagine, una pagina che si chiama opt-in page, una pagina che è la pagina valore e una pagina che è quella chiamata thank you page, pagina di ringraziamento. Ovviamente su queste pagine portiamo il nostro traffico attraverso magari campagne di Facebook o di Google, o dipende dalla volontà di esposizione mediatica che si vuole raggiungere. Bene, ogni pagina ha un suo obiettivo. La prima pagina deve darti un qualcosa di interessante per farti, magari, che ne so, è un video ma magari bloccato, che ti permette con un pulsante di poterti dare solo la mail e il nome, e quindi deve trasformare il traffico a pagamento in traffico di tua proprietà che entra dentro un database. Da qui le persone iniziano a entrare in una follow up automatica di email che portano dove? Portano tutte verso la stessa pagina, che è la pagina che ha l'obiettivo del funnel. In questo caso l'obiettivo di generare richieste col quale poi si vanno a fissare gli appuntamenti fisici. Magari questa pagina ha un video, magari ha qualche informazione, magari ha qualche immagine e così via. La cosa importante è che ha un form di richiesta con le informazioni base che appunto arrivano a chi? Al tuo dipartimento commerciale o eventualmente va direttamente in vendita. Dipende dall'obiettivo che ha questo funnel qua. Chi compila questo form ovviamente va nella pagina di ringraziamento, dove è molto importante avere un secondo e terzo elemento di connessione,
quindi oltre a quello del database appunto acquisito in fase di mailing, magari puoi portare le persone nel tuo blog, nel tuo canale YouTube, nel tuo gruppo Facebook, dove insomma tu vuoi cercare di aumentare i punti di connessione con esso, e magari potrebbe essere interessante avere anche magari un video che può brandizzare l'azienda, dare già quelle 3-4 risposte che generalmente vengono frequentemente chieste ai tuoi commerciali, in modo da facilitare il loro lavoro. Questo sistema molto semplice, molto fluido, ti permette di avere, vedi, dal pubblico, ti porta ad avere in 3 passaggi, ad avere dei contatti già più caldi, già più consapevoli di quello che riguarda il tuo business e i tuoi prodotti, i tuoi servizi. Quindi ti invito a valutarlo con grande attenzione. Bene, la seconda fase per cui abbiamo sviluppato è stata la fase di scaling. Una volta che abbiamo ottenuto un costo per lead, una serie di lead utili per quello che riguarda il suo business, bene, in questa fase era importante iniziare ad aumentare il numero di potenziali contatti, quindi espandere l'aspetto mediatico, la comunicazione mediatica nel mercato per attirare più potenziali clienti per il proprio business. E considera che da gennaio 2021 sono stati generati quasi 35.000 lead, quindi potenziali clienti più o meno interessati al prodotto promosso dal team di Protetto, con 3.745 richieste di consulenza a domicilio. Quindi tu immagina che macchina da guerra si viene a sviluppare quando puoi veramente poter affrontare nell'arco del tempo così tante richieste, quanti preventivi, proposte commerciali puoi realmente fare in modo efficace. La terza fase è stata quella di aumentare l'investimento, quindi se si è partiti con delle campagne Facebook si inizia a fare quella che noi chiamiamo traffic domination, cioè espansione mediatica, utilizzando più canali, ovviamente mantenendo Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Hai budget da poter investire nella tua comunicazione che ti permette di espandere quella che è la ricezione di lead ed espandere nel contempo il tuo brand. È così che un'azienda cresce, non è sicuramente con un funnel magico, ma è con un processo più ampio. E questo ha aumentato non solo l'esposizione, ma anche la conversione, che è passata da un 10% a un 20%. Quindi si è raddoppiato l'indice di conversione, perché quando tu lavori in ottimizzazione mese dopo mese nella tua macchina marketing commerciale, tutto ciò che fai migliora. E quindi nell'arco del tempo l'asset digitale si incrementa in maniera veramente molto molto importante. Quindi quali sono stati gli aspetti che il team di Protetto ha veramente implementato nella propria strategia di funnel marketing e quali sono stati i risultati? Beh, sono quelli di poter arrivare con il tuo messaggio, una tua offerta ad una nicchia di mercato pronta. È un lavoro strategico molto importante. Quindi il funnel ci ha aiutato a farlo in modo ordinato, prevedibile, controllato e ovviamente, quando puoi controllare, puoi scalare. Quindi complimenti al team di Protetto SRL, che è riuscito ad apportare innovazione al mercato edile per appunto poter crescere il proprio business col supporto di Funnel Company. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a iscriverti al canale ed attivare la campanellina per non perdere un solo contenuto. Se invece vuoi metterti in contatto con noi, vai sul sito funnelcompany.com e richiedi una tua consulenza gratuita.